Buongiorno a tutti, sono Alex e questo è il mio video della giornata 30 della sfida AdOne Challenge. La sfida, la cosa che vogliamo raggiungere in questa sfida è fare in 90 giorni, in 90 giorni, dopo 90 giorni, vogliamo fare una conversazione completamente in la lingua in cui impariamo. E la mia lingua, o la lingua che imparo per questo momento, è l'italiano, evidentemente. E generalmente mi piacciono tutte le lingue, e particolarmente l'italiano. Perché mi sembra una lingua bellissima, una lingua bellissima e una lingua musicale e chiaro, è la lingua della musica e per questo sono musicante, suono il violoncello, canto, anche canto e mi piace generalmente la musica. E come essere una lingua autenticamente musicale, mi piace particolarmente parlare l'italiano e quando ascolto, la gente madrelingua parlare l'italiano ha un'autentica bellezza, mi fa tanto piacere. La cosa o la maniera della mia imparatura, no, non si dice imparatura, il metodo che uso è tutte le mattine di solito imparo un po' di italiano, ma non di solito non imparo tutti i giorni. La cosa più importante generalmente quando imparo un idioma è avere piacere o farlo con piacere. E tutte le mattine di solito faccio un po' di glossica. È un metodo che mi sembra molto efficace, è un metodo che utilizza moltissime frasi autentiche della lingua, idiomaticamente usato, come che bella giornata, la frase una, e la maniera o lo che faccio normalmente è ascoltarlo, la cosa più importante per rendermi conto della particolarità dell'accento, della pronuncia e quando comincio impararlo, la maniera è utilizzo un metodo che si chiama shadowing. Ascolto una frase in inglese più dopo la frase originale in italiano e parlo al stesso tempo con la donna che la pronuncia, che pronuncia la frase. E di questa maniera voglio no, fare meglio il mio accento, no? Come si dice? A migliorare? Non lo so. Perché la pronuncia è molto importante per me, è molto, molto complicato spiegarlo. Non è troppo importante.
Generalmente il processo mi dà piacere, ma è chiaro che ho incontrato problemi. Sono perfezionista qualche volta mi aiuta, ma generalmente mi impede, perché chiedo interferenza spagnola, del spagnolo, scusi, perché no, qualche volta mi aiuta, ma altra volta mi impede, ad esempio quando ho una conversazione, voglio parlare perfettamente, voglio mostrare tutte le parole che conosco, tutte le frasi, tutte le forme. Non è possibile. Mi impede e mi sento male e imperfetto, e questo è il mio gran problema. Generalmente quando imparo lingue, generalmente. Che cosa faccio? Mi piace tanto guardare la televisione in italiano, chiaro. Mi piace Peppa Pig in italiano, è molto divertente e autenticamente interessante per me, normalmente per gli bambini, ma sono un gran bambino, non è un problema. Ma se si ripetono le frasi, e di questa maniera se può imparare un po' meglio. Sì, io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George. Mi piace tanto. Imparo generalmente più che si può. E inoltre ho realizzato, mi rosso conto, no, troppo complicato. Voglio cambiare il modo di impararlo. Per questo momento imparo tutti i giorni. Una completa ora e voglio cambiarlo a mezz'ora solamente. È questione della psicologia, una parola complicata in tutte le lingue. È questione della psicologia. È molto più facile per me raggiungere, parlare o imparare generalmente l'italiano mezz'ora tutti i giorni che una ora. Una ora, quando devo fare o imparare una ora, mi dà molta pressione, molta pressione, la pressione è troppo intenso. Adesso voglio continuare di questa maniera o di maniera un po' cambiata. Ho cambiato? Non lo so. Ciao, alla prossima e sì, è tutti, basta.